Una cosa che voglio chiedere al direttore: la popolazione, la gente, i cittadini, che ruolo dovrebbero avere nei confronti, che cosa dovrebbero testimoniare nei confronti di una biblioteca egliana che vuole rinnovarsi, che vuole ricrearsi, che vuole proporsi in una certa linea, in una certa precisare. L'anno scorso ho fatto un'intervista su Marina Magazine, proprio da Deborah Tinti mi ha intervistata, e si parlava della lettura e dell'incidenza della lettura anche nella provincia di Grosseto. È purtroppo bassa, come la media nazionale, non è che ci facciamo tanti voli blindati sopra, diciamo. Per esempio, la biblioteca keniana sono iscritte 20.000 persone, ma 20.000 persone non sono tante, perché la percezione della biblioteca nella popolazione non è ancora profonda. Quindi la gente ancora pensa alla biblioteca come una sorta di mastodonte dove di conservazione di libri fissi sugli scaffali, non la pensa come servizio attivo verso la popolazione. Ricordiamoci che le biblioteche pubbliche danno un servizio gratuito a tutti, ma questa parola gratuito non è così tanto per dire, non è solo il prestito dei libri, perché è vero sì che su Amazon si trovano libri a poco prezzo, per carità di Dio, meno male che ci sono anche questi canali, però la biblioteca dà gratuitamente un prestito dei libri, cioè che saranno anche libri utilizzati da tanti, da tante persone, magari un po' più stropicciati, magari anche le novità stesse dopo un mese già cominciano a essere un pochino più logorate all'uso, però il servizio è gratuito, ma il servizio è gratuito non solo per il prestito locale, ma per il prestito interbibliotecario, per i servizi che diamo di promozione della lettura. Noi stiamo facendo una serie di convegni di psicologia in questo mese, perché io proprio mi sono buttata dal mese di ottobre, prima con la campagna promozionale della Regione Toscana sulla violenza alle donne e sulla violenza in genere, diciamo, perché abbiamo fatto tante iniziative di promozione della lettura su questo. Ma praticamente è una continua cucina di laboratorio, ma per tutti, non solo per i ragazzi, quindi delle scuole come parlavamo prima, ma anche per adulti, per persone che vengono, che hanno degli interessi. Noi cerchiamo di focalizzare un po' gli interessi anche degli utenti, e in questo gli utenti ci devono dare una mano, perché per proporre, perché la biblioteca è di tutti, è la piazza, come diceva Roberto, spesso ama citare Antonella Agnoli, è la piazza del sapere, la biblioteca, dove la piazza, l'agorà, dove ci si ritrova tutti a parlare di cultura, a parlare di tradizioni, a parlare di comunità, a parlare di aspetti sociali, perché la biblioteca è questo, accompagnata da una vetrina di libri a tema, magari o film, o musica, o audiolibri, perché abbiamo anche un servizio di libro parlato, diciamo così. Per cui la biblioteca oggi, ecco perché ha bisogno anche di essere trattata come un lavoro specialistico, altamente specialistico, perché il trattamento anche dell'informazione che poi va all'utente deve essere fatto in una certa maniera, perché deve penetrare. Ecco, io mi sono fatta questo in questi 10 anni che mi separeranno dalla pensione, perché ho ancora del tempo, io ho una missione da compiere, quella di avere più che mai utenti alla biblioteca contenti, però non solo utenti così di fatto che vengono a prendere il libro, ma che di partecipazione attiva alla vita della biblioteca. Ecco, questo lo chiedo anche a voi che siete una bella fetta, diciamo, di cittadinanza grossetana, quindi siamo disponibili.